del quinto concorrente. Venga! Presentat! Voi direte, cosa farà quest'uomo alla corrida? E chi lo sa? Tra poco, da non perdere! Buonasera e bentornati alla corrida! Al mio fianco un uomo, un personaggio che tra poco conoscerete, il signor... Riposo. Il signor... è stato così 5 minuti di pubblicità. Pure. Signor Cosimo Urso da Ceglie, Messapica o Messapica? Messapica. L'ho detto bene? Sì. Vicino provincia di? Brindisi. Cosa fa nella vita? Ortaggio. Lei fa l'ortaggio? Sì. Cioè, lei coltiva gli ortaggi? Sì, coltivo, sì, coltivo. Non è che di ruolo fa l'ortaggio? No, coltiva. Tipo? Di maranciano, pivaluri, cornolette, zucchina, pomodori, fagiolina, cicoro quale di stagione, tutti quelli. Ciroli. Cirole? Ciruli, cucumbri, miloni, tutti questi qua. Domani, no, domani non, lunedì c'è un operaio che... Dulso Francesco da Cilimessa della provincia di Brindisi con il motore, lui comincia a fare i surchi. Allora io da dietro comincio a seminare la semina. Pomodoro, basilico, con la semina, mentre che è lui che cammina, con il motore. Allora io comincio a minare la semina da dietro. È giusto spiegare, perché loro mangiano e non sanno il lavoro che c'è dietro. Questi mangiano e sì, basta. Sì. Ma cosa mangiano se non sanno manco più le ragazze moderne come si fa un buon minestrone? Dica lei un ingredienti base per un buon minestrone, via. Sente, questa sera sto alla corrida di Canale 5 e mi piace. Allora, tutti questi donne moderno quest'anno, da tanti anni moderno, ancora non sanno cucinare. Oh. Non sanno cucinare ancora. Non dica. No, si mette dentro la mano, qui, no, vuoi dire, ma tu vuoi un succo, cosa fa? No, vuoi dire, c'ha ragione. È tutto pronto. Però, per fare il minestrone. Cosa ci va? Lo dica, silenzio. Ci vuole la maranciana, a patate, pomodoro, formaggio con du toast. Ricotta squante. Ricotta squante, pepina squante. Patine, zucchina, zucchina, pomodori, lace, sedano, il sedano, pure il putrusino va bene. Putrusino, sì, per esempio. Vabbè. Allora, quando si è cottuto, è cottuto bene, con quel sugo, si condisce qualsiasi cosa, pure con due prise grosse, le buone, con due prise d'osso, va bene. Allora, le condisce con questo... con questa cosa di minestrone, non sapore! Ma adesso... Allora, da Cilimessapica... Sì? Da Cilimessapica c'è un maestro da Ville Castello, Leonardo, che insegna mio nipote Domenica a suonare la fisarmonica. Allora, quel tempo è che sto, loro stanno suonando quando spicciano, e canta, io sono innamorato di... sempre di cantante, no? Stamora mi viene vangatinato. Sì, ma scusi, ma che c'entra col minestrone questo? Eh no, perché l'ho finito il minestrone. Ah, io non se me ne ero accorto, scusi. Sì, lo dica, stop, ho finito con l'argomento minestrone. Senta, dottor Scott, mi scuse. Prego. Accomoda, riposa. Volevo dire, lei è già stato nel 95 alla corrida. Sì, sì. Lei si ricorda la prima volta che è venuta a Roma? Sì, sì. Cosa si ricorda di Roma, le cose di Roma? Di Roma, Roma è bellissima proprio. Più bella così non può essere. Stai la torre, stai la piazza di Pontano, stanno tante belle cose a Roma.
Medita, sta, le Colossei, sta, ah. Sentale, dottore Scotto, ma mi sentale, ma state, mi piace bella proprio Roma, anche di stare pure questa sera alla Corrida, sì, nelle 5, che mi piace anche il pubblico, anche i musicisti, il maestro prega Dio, per Bacco, anche la signorina nostra, l'attrice nostra Vincenza. Grazie. E mi piace molto di cantare. No, ho capito così, che le piace molto cantare. Sì. Quindi ci vuole. Ma come ci è venuto stavolta a Roma? In pullman, in treno, in aereo? Come è venuto? No, ho venuto con la Marozzi, che nasce da Manturia e arriva a Tripoltina, arriva a Roma. Con la? Con la Marozza, col pulmo. Ah, la Marozza? Sì, la Marozza. È venuto, quante ore ci ha messo? Ho partito dalle 7:20, ho rubato alle 2:15 qua, a Tripoltina. A Tripoltina ci ha messo 8 ore a venire. Però non ha perso l'entusiasmo. Questa sera si è vestito da militare perché? Sono vestito da militare perché devo fare il militare e deve cantare la canzone del militare. Come si intitola? No, senta, ancora così. Prego. Ancora dopo, quando io finisce dopo, sì, non finisce ancora qua. Faccio anche tante cose, faccio il presepio vivente, centro storico, da Celebre Sabato, da Spezzacamino. Questo lo sappiamo, ma adesso sì, lei si sì, deve... Sì, da Spezzacamino, e dopo c'è una signora mezzaretti che vuole pure camminare, aspia signor, quando venga, mo deve aspettare. Senta, è tutto questo. Possiamo partire con la sua esibizione? No, senta, ancora, mi hanno dato questo, senta. Mi hanno dato un amico di Celebre Sabato. Sì. Ragioniere Bellanova, Peppino da Celebre, della provincia di Brisma, ha fatto questa il volantino. Ho capito, io posso leggerlo con calma dopo? Sì, per capo. Vogliamo salutare il sindaco? Saluto il sindaco di Celebre della provincia di Brindisi e saluto il dottore Mariannesi, saluto ancora il ragioniere Bellanova da Celebre della provincia di Brindisi, saluto tutti gli amici di Celebre della provincia di Brindisi. Andiamo, via! E saluto tutti i barristi di Celebre Sabato, e tutti i signori e signori che stanno dentro. Inizia l'esibizione di Cosimo Urso con quale brano? Oddio Teresina va per militare. Era ora, no dico, era ora che la sentissimo. Sei a posto? Sì, ma ho brucato un pochettino. Hai gridato troppo, va bene. Io non conosco completamente. La canzone come fa? No, non lo so. Come non lo so? Perché non ho capito. Io non ho capito cosa. Addio fa. Teresina, me sì, ne vago milità. Me ne vado milità. Sente, dottor Scotto, sente. Vincenza, senta, venga lei. No, ma che fa, Vincenza? Grazie a lei. Grazie a lei. Sì, no, perché noi per le 11:30 dobbiamo grazie finire cose. Senta, Vincenzo. Dica. C'è gli occhi come una Madonnina, più belle così, non puoi essere come l'acqua lì. Ma sentiamo l'esibizione. Senta. Vada, via, non sentiamo via più niente, vada. Di là. Oddio Teresina, io vado al militare, che se domani mattina mi tocco da marciare, non due, chi soldà non va per me, non due, chi soldà non va per me. T'ha messo un cappello largo, che va che su che giù, un paio di scarpone che non lo posso più, non due, chi soldà non va per me, non due, chi soldà non va per me. Passo! Guarda quella roba, mi sembro da morire, brodo, mi fa male, ma la bistecchi arrostita, se la mangi l'ufficiale, oh che brutta vita, che fare il militar, non due, chi soldà non va per me, non due, chi soldà non va per me, brutta puttetta va in branda, va a dormire. Va a dormire mentre la zia ne va pure a divertire, non da arrabbiare, i giorni passano, i mesi volano, ando per te. Senta, dottore Scotto, deve fare la canzone del ritornello di Concitante, prego. Senta, tengo una, per favore. Questi fazzoletti di Concitando di un ricordo dei Civitavecchia di giuramento. Senta, bella amore, senta!
Adesso mi fanno da civile vecchio, vado a bracciare una scuola d'artiglieria, c'è l'arco di presa. Senta, Vormi, senta lei, Teresina, senta, Mora. Forza che faccio l'avvicinamento a bracciare. E c'è bellissimo questo bracciare. Sì, questo che c'entrava? La pubblicità che ha fatto a metà? Sì, questo è il fazzoletto. Sì. Dottor Sendali, dottor Scotto, questo è il fazzoletto di Concedante. Dove fare la canzone del ritornello di Concedante. Ah, adesso la finiamo, cioè facciamo il ritornello dei Concedanti. Attacchi, eh? Pronti, via, dai. Allora!